Agnes, perché avete presentato una vostra risoluzione in aula? Perché sicuramente non eravamo d'accordo con quella di maggioranza e abbiamo voluto lanciare un segnale importante su quelle che sono le nostre valutazioni di questi ultimi giorni, soprattutto quella di non lasciare la via diplomatica, ma assolutamente fare di tutto per trovare una soluzione, quindi fermare il fuoco, sedersi al tavolo e sentire le ragioni di tutte le parti per trovare una soluzione, perché una soluzione non può mai essere quella delle armi. Armare i civili soprattutto è una cosa gravissima che non può che portare a un'escalation. Tra l'altro sappiamo di trovarci di fronte a una persona, Putin, che è una persona molto irrazionale, che a qualunque provocazione può anche rispondere in maniera molto violenta, potremmo arrivare addirittura a una guerra nucleare. Quindi questo pericolo deve essere assolutamente scongiurato. Abbiamo visto come la Francia con Macron sta cercando la via negoziale e come da parecchi giorni si sta provando a sentire tutte le parti. Io credo, insieme ai miei colleghi, che questa sia la via e che non ce ne sia un'altra plausibile non può esserci. Quindi sicuramente aiuti umanitari, corridoi umanitari, trovare la soluzione anche per tutte le persone ucraine che sono già sul nostro territorio e qui in scadenza il visto di soggiorno, il permesso di soggiorno e accogliere, ridistribuire. Sicuramente tutte queste che erano anche proposte, che sono anche proposte della maggioranza, sono condivisibili, ma l'idea di poter mandare armi, e dobbiamo ricordarlo, questo non rientra nell'articolo 5 della NATO, non rientra neanche nell'articolo 4, è assolutamente una forzatura e possiamo dire anche una prima volta che la cosa viene fatta in maniera diretta, denunciata e dichiarata. Questo può essere estremamente grave.